Ben ritrovati amici di Okevoce Italia, oggi siamo in compagnia del nostro box YoMotion Serie 1, le nostre bustine, le forbici e l'orologio, ma prima di andare ad unboxare, ne approfitto per dirvi di andare a commentare il video con delle vostre domande. Io andrò a rispondere in un altro video risposta, scrivetemi tutto quello che vi passa per la testa, mi raccomando, quando ne riceverò abbastanza uscirà il video. E ragazzi, bando alle ciance, andiamo ad unboxare perché dobbiamo ancora trovare la leggendaria. Io non vedo l'ora. Prima bustina. Wow, che bella! La prima è fantastica. Uno degli yokai che preferisco in assoluto, ragazzi, è Robonian. Avevo detto che la volevo, che la cercavo, e la prima di oggi, mamma mia, come iniziare bene la giornata, guardate che bella. E ce l'andiamo a provare, medaglia dentro. Uno. Combatti Robonian. Vai, due. Via. E Robonian è andato. Io vi ricordo che qua abbiamo anche le medaglie Kuroi da aprire, guardate che belli che sono. La seconda che abbiamo trovato è Pester. Anche lui è fatto abbastanza bene, è verosimile, mi ricorda moltissimo un Furio, un Onblu, anzi di più Furio. Piccolino, medaglia attiva. Tester, non Pester, Tester. Eccolo lì. Bustina numero 2, ragazzi. Pollice su, dai, pollice su. Eravate lì indecisi, io l'ho visto. Bam, clicca sul pollice. Nella seconda abbiamo trovato Resfiamma che già abbiamo, quindi non ce l'andiamo a sentire, ma ve la faccio vedere lo stesso. Guardate lì che bello. Se la vuoi sentire, vai a recuperare il video di Resfiamma che dovrebbe essere la puntata numero 3. E poi una foil classica, toro veggente, spettacolare. Sapete benissimo quanto io apprezzi gli yokai classici e questo è veramente fatto bene. Andiamo a sentirlo. È il momento di convocare toro veggente. Fa un po' addormentare la musichetta dei generosi, ma fa niente, noi ci piacciono lo stesso. Terza bustina. Chi troveremo? Chi troveremo? Oltre alle domande, ragazzi, commentate con gli yokai che troveremo adesso. Non c'è il leggendario, non c'è. Ragazzi, bustina sfortunatissima, virgola, perché abbiamo trovato Gibanian, che già abbiamo, e Robonian, che abbiamo trovato prima. Sono contento di averli doppi, però, cioè, non ci sentiamo niente a sto giro. Che pizza! Vabbè, fa niente. Passiamo direttamente all'ultima bustina, ragazzi. Video velocissimo, ma cosa ci possiamo fare? Erano tutte doppie, praticamente. Tre doppie su 6, 9, quante sono? 12. Vabbè, speriamo di non trovare doppie qui, dai. E invece neanche una, bella lì. Partiamo dallo yokai che mi piace di meno perché è negatina. Non capisco se sopra si vede un pezzo di felicio, ma no, sta sudando. Boh, non lo so. No, no, non l'ho capita bene questa medaglia. Cosa sta guardando negatina? Quello sopra è felice, quelle sono gocce. What? Cosa sta succedendo lì? Ce l'andiamo a sentire, magari ci risponde. Andiamo sullo zero, vai così. È il momento di convocare. Che spavento, che spavento. Negatina. Tensione. È il momento di convocare. Questo è perdo. Non l'avevo ancora sentita questa, che bella. Che spavento, che paura, ora, ora. E l'ultima medaglia è Leoforte, ragazzi, bellissimo, utilissimo, anche in Weeble Wobble l'ho usato davvero tanto. Guardate che bello. Se
Sta meditando, boh, o sta aspettando che qualcuno gli dia fastidio? Non lo so. Andiamo a sentire. Leoforte. È il momento di convocare. Leoforte. E ragazzi, per oggi è tutto. Con gli unboxing abbiamo fatto i 4 e abbiamo trovato un sacco di doppie, ma la foil di Toro Veggente che è davvero davvero bella. Vi ricordo sempre pollice su, iscrizione al canale, bustine Kuroi che ci aspettano con l'orologio Kuroi. Poi domande, facciamo un ask qua sotto, hashtag, me lo inventerò, però fate, magari inventatevelo voi, quello che è più bello lo userò anche io, lo metterò sulla pagina Facebook. Ho un sacco di sorprese per voi, ok ragazzi? Quindi pollice su, come dicevo prima, iscrizione, condivisione, andate a guardare tutti i link in descrizione, giocate a Space Invaders, no, non è vero, e bella lì, alla prossima, ciao ciao!